Siano lodati Gesù e Maria. Queste belle e molto forti letture sono accomunate da un termine, ci avremmo forse fatto caso, da una parola oggi un po' fuori moda, che è la parola obbedienza. San Pietro, dinanzi alle rimostranze dei sommi sacerdoti e delle autorità, come dire, che erano in carica a Gerusalemme ai tempi loro, che gli avevano proibito di predicare il nome di Gesù, che loro consideravano insomma un eretico, un reietto del popolo, San Pietro dice: guardate, con il dovuto rispetto, ma bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. A noi il compito di annunciare il Vangelo ce l'ha dato Gesù risorto, che è Dio. Quindi ci dispiace tanto, ma non possiamo fare altro che ubbidire a Gesù. Con le conseguenze che questo comporta, devo dire, queste cose si irritavano e volevano metterli a morte. Nei prossimi giorni poi sentiremo in seguito che è stato da subito drammatico, perché gli apostoli sono stati varie volte sottoposti a violenza seria, ecco, anche delle autorità di Gerusalemme, per la loro fedeltà al mandato ricevuto da Gesù. Nel Vangelo di San Giovanni, al termine del discorso con Nicodemo, Gesù riprende lo stesso argomento, no? Chi crede nel Figlio ha la vita eterna, dice, chi non obbedisce, nuovo il termine obbedire, al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio incombe su di lui. È Gesù che usa queste parole, no? Richiamando questo concetto biblico dell'ira di Dio, che non dobbiamo intendere, come si dice, alla maniera umana, non è che Dio si arrabbia, ecco, però che cosa significa questa espressione? Che se tu non obbedisci al Figlio di Dio, che è Dio come il Padre, non entri nella vita che lui ti offre, inevitabilmente vai incontro alla morte. Gli effetti della lontananza da Dio sono devastanti, d'accordo? Questo è il senso, diciamo, corretto in cui intendere questa espressione. In ogni caso, l'attenzione è polarizzata appunto su questo aspetto fondamentale della nostra vita, l'ubbidienza a Dio. L'ubbidienza a Dio deve essere una cosa, come dire, non imposta, sforzata o gravosa. San Giovanni stesso, in una lettera, dice: i suoi comandamenti non sono gravosi. Cioè, obbedire a Dio è la cosa più bella che esiste al mondo, perché se uno ha una corretta immagine anche dell'Altissimo, perché quando Dio ti dice una cosa e ti fa una cosa, la dice sempre, solo, esclusivamente per il tuo bene. Quindi farlo è fare il tuo bene ed è dare gloria a Dio, perché diceva Sant'Ireneo che l'uomo vivente, quindi l'uomo felice, è la gloria di Dio, e Dio si compiace di vedere la sua creatura serena, felice e carica del bene viene, che produce tanto quanto la creatura rimane nella divina volontà, perché appena si è discosta, alla fine, per noi, ecco, tutta quanta la nostra vita cristiana, se noi volessimo proprio andare all'osso, si traduce in questo. È chiaro che l'obbedienza a Dio chiama in causa noi. Cosa faccio nella mia vita? Mi confronto con quello che Dio vuole? Faccio quello che dico io? Sto appresso al mio modo di pensare o cerco di entrare nelle logiche del cielo, nel Vangelo, in quello che Dio vuole, accogliendo e provando per quanto possibile a metterlo in pratica? Questo chiaramente è qualche cosa che viene nella nostra coscienza, che ci interpella personalmente e che esige però da noi una risposta, perché Gesù in altre classi del Vangelo è abbastanza chiaro: obbedisci a Dio, obbedisci a te stesso. Obbedire a te stesso significa molte volte discostarsi dalla divina volontà, significa molte volte, anche se uno non è consapevole, obbedire al nemico di Dio. Ricordate sempre che il motto dei satanisti, non so chi di voi lo sa, non è dai culto al diavolo. Sapete qual è il motto dei satanisti? Fai quello che vuoi. Quindi agisci come se Dio non ci fosse, fai di testa tua, che è esattamente il contrario di obbedisci a Dio e fai quello che lui vuole, no? Quindi non è che per dare culto al diavolo bisogna iscriversi a qualche strana setta satanica, ecco, basta semplicemente fare sempre la testa propria e su quello il diavolo è tutto contento. Il diavolo non vuole che noi facciamo quello che Dio vuole, perché quello che Dio vuole è la nostra vita e la nostra salvezza. Bene, chiediamo a Maria Santissima che nella sua vita non c'è stato neanche un istante in cui non facesse con la massima perfezione possibile quello che Dio voleva, che lei conosceva con
certezza sia la volontà di Dio, che ci aiuti a comprendere come la nostra vera libertà e la piena felicità sta nel liberarsi di noi stessi e nell'imparare ad abbandonarci completamente nelle mani di colui che ci ama infinitamente e che qualunque cosa ci dice di fare è sempre e solo per il nostro maggior bene. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.